Thank <laughs> you. ok allora buonasera a tutti puoi togliere quello Claudio e benvenuti a questo Terzo incontro di questo ciclo di conferenze. Ora togliamo l'eco da qui. Okay. E, questi cicli di incontri siamo quasi alla fine, questo è il terzo, ce ne sarà un altro il eh, 15 di aprile. E, 19, 19 aprile. E in questo percorso che abbiamo fatto già da, con altri due incontri eh, ci avviciniamo all'inaugurazione di una sala nuova per il museo rinnovata e, e penso che il prossimo incontro potremo dirvi quando finalmente potremo aprirla e inaugurarla. Eh, L'incontro di oggi è eh, tenuto da una persona importante eh, per il museo. Eh, da... Che è Damiano Marchi, Damiano Marchi è professore associato di paleoantropologia antropologia al dipartimento di biologia, ha insegnato e ha studiato anche per sei anni in America, per un anno eh, in Sudafrica ed è stato l'unico membro italiano a studiare eh, i resti di Naledi. quindi questo sarà l'argomento di oggi e, Ultimo, ma non ultimo, per importanza, Damiano è stato direttore del museo in questi ultimi due anni e quindi eh, conosce bene il museo e, ehm, e lo ospitiamo ovviamente con molto piacere in questa conferenza. Quindi, Damiano, a te la parola. Grazie a, alla direttrice della presentazione. Eh, buonasera a tutti, eh, grazie per essere qua. Eh, come vi ha detto, come vi ha anticipato eh, la professoressa Monaccorzi, oggi parlerò, eh, come dice il titolo, di Omona lady però non è che parlo solo di Omona Ledi, diciamo, Omona Ledi lo useremo per eh, un po' capire proprio la, le stranezze evolutive che sono successe nell'ultima parte dell'evoluzione umana eh, verso il pleistocene eh, super, eh, finale eh, diciamo fino a 100.000 anni fa e poi anche dopo anche 50.000 anni fa perché diciamo è una naturale conseguenza di quello che abbiamo visto nelle precedenti due eh, presentazioni, seminari che sono stati fatti durante questo ciclo, in cui vi è stato introdotto prima gli Astrolopitechi, quindi i primi esponenti della nostra linea evolutiva, e poi gli Homo del Pleistocene medio, soprattutto, quindi Homo del Bergensis, Homo Neandertalensis e così via. E come vi ha anticipato la scorsa volta, volta il dottor Di Vincenzo, c'è un trend evolutivo <coughs> che... Eh, è successo, diciamo, nell'evoluzione del nostro genere che ha portato a differenziare homo, che siamo noi homo sapiens come homo erectus, homo naledi, homo naledi che vedremo e altri homo che vedremo oggi, dai nostri eh, predecessori gli australopitechi. Differenze che sono a livello di tutte le parti dello scheletro che ovviamente noi eh, studiamo l'evoluzione umana basandoci essenzialmente su resti fossilizzati di scheletro, perché le parti molli normalmente non fossilizzano. E quindi da quello che sappiamo dagli scheletri, noi eh, sappiamo che nel genere Homo, qui vediamo Homo habilis, che è il primo rappresentante in basso in questa slide del nostro genere, è caratterizzato eh, prima di tutto da un cranio più arrotondato, una capacità cranica maggiore, eh, diciamo un ingentilimento. Dello scheletro craniale con meno sovrastrutture ossee e, e, so, e anche, soprattutto, una diminuzione delle dimensioni dentarie che sono associate a cambiamenti nello stile di vita, soprattutto di tipo alimentare, anche di tipo tecnologico, perché con la eh, produzione di strumenti litici più fini, diciamo più adatti a fare il lavoro che gli strumenti critici devono fare, la processazione del cibo è diventata più efficiente e quindi c'è minor bisogno di forza meccanica masticatoria per processare il cibo. Quindi è tutta una conseguenza, diciamo, della differenza che a cominciare dal genere homo si ha rispetto ai primi rappresentanti della nostra linea evolutiva che sono gli australopitechi. Oddio, è questa? Può vedere? Ah, meno male. Manca un pezzettino, ma vabbè, si può fare lo stesso. Eh, quindi, eh, cosa è successo durante... Però anche manca un altro pezzettino, puoi vedere? Ah sì, viene. Eh, cosa è successo, eh, diciamo, con l'evoluzione del genere umano? Qui sulla sinistra del grafico, vedete, qua giù ci sono gli astropitechi in basso, e poi dopo, intorno a 3 milioni, 2 milioni e mezzo di anni fa, si ha una diramazione dell'evoluzione umana con l'evoluzione degli astropitechi robusti, che sono chiamati Paranthropus come genero, possiamo anche chiamarli Astropithecus, uguali, i vari Astropithecus Robustus, Astropithecus Boisei, Astropithecus Etiopicus, e dall'altra parte gli Homo. Quindi qualcosa è successo intorno a 3 milioni di anni fa, 2 milioni e mezzo, che ha portato all'evoluzione del nostro genere. Io faccio tutta questa introduzione abbastanza lunga per vedere come mai è strano Homo Naledi e le altre forme di cui parleremo oggi, perché sono strane per come noi pensavamo che l'evoluzione di Homo fosse andata. Quindi faccio un po' di introduzione, cioè la prendo larga. Quindi diciamo, intorno a 3 milioni di anni fa, che è successo? Si, ha un, eh, cambia si hanno cambiamenti climatici a livello globale, cominciano i cicli di glaciazione, che portano a inaridimento, uno dice che eh, la glaciazione porta in arredimento. Uno pensa che sia più freddo che okay, ma Nell'Africa nell subsahariana, porta a inaridimento della regione subsahariana, per l'appunto, con la formazione di tanti spazi aperti, le savane. E ci sono varie evidenze, che non sto ora a elencarvi, comunque, eh, sia paleoclimatiche, sia da un punto di vista dei fossili animali che si trovano da 3 milioni di anni fa in poi, che fanno vedere che c'è uno spostamento verso una situazione di zone aperte, savana, che corrisponde per l'appunto all'evoluzione all del genere homo e del genere Paranthropus. Quindi, Paranthropus, eh, diciamo, eh, mette in atto una strategia per far fronte a questo inaridimento, a questo cambiamento di condizioni eh, climatiche, aumentando le capacità eh, masticatorie, perché nella savana si ci trova cibo più coriaceo come tuberi, radici, eh, frutti secchi <coughs> e quindi si ha eh, l'ispessimento li, li, della mandibola, delle, dello scheletro craniale, ingrandimento dei denti. In Homo invece si ha un, un adattamento completamente diverso, lo sfruttamento di eh, cibi di tipo proteico, animali, che all'inizio ovviamente non era un cacciatore Homo all'inizio, era uno scavenger in italiano si dice um, spazzino, eh, quindi eh, mangiava gli animali morti che i eh, predatori uccidevano, però questo ha portato a un, 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 un aumento dell'energia eh, dell tratta dal cibo e a un cambiamento di tutta la morfologia masticatoria e cranica perché eh, è un cibo che è meno coriaceo di tuberi e, e frutta secca, richiede meno masticazione, poi già dall'inizio Homo aveva capacità diciamo, eh, di costruire strumenti litici che aiutavano nella processazione del cibo e quindi si va nella direzione di Homo che porta a diminuzione delle, capacità, ehm, delle sovrastrutture craniche, a dimensione dimensione di diminuzione delle dimensioni dentarie e in seguito poi aumento anche della capacità encefalica e così via. Quindi per dire l'elemento che ha portato all'evoluzione del nostro genere è essenzialmente climatico e cambiamento di nicchia ecologica dai precedenti Australopitechi che ha portato poi essenzialmente anche all'abbandono degli alberi. I primi homo qui abbiamo il famosissimo H62 che è un resto eh, per noi è un resto quasi completo di un fossile come vedete. <ride> Fa un po' ridere, no? Ma eh, se trovassi un fossile così, mi vedete saltare di gioia per due settimane prima che mi fermi dalla felicità, perché insomma ci sono ossa dell'arto superiore, dell'arto inferiore, del cranio, denti, insomma c'è anche una parte di una tibia, insomma, è una cosa bellissima. Eh, comunque, da questo scheletro si possono inferire le proporzioni tra arto superiore e arto inferiore e in Homo habilis queste proporzioni erano tipiche ancora di un animale arboricolo. Quindi i primi Homo anche se avevano un cranio già da homo e quindi meno gli spessimenti, denti più piccoli e così via, erano sempre arboricoli. Però al di là di Homo habilis, tutti gli altri homo presentano già una struttura postcraniale tipica di homo, che è quella di terricolo, permanente, senza più adattamenti e ranoppicamento sugli alberi, che è quello che noi pensavamo fino a 20 anni fa fosse la regola per il nostro genere, cioè con homo si ha abbandono degli alberi gli omo che abbandonano gli alberi sono essenzialmente è essenzialmente il primo probabilmente homer gaster che si sviluppa che si evolve in Africa e che è il primo omo che lascia il, il primo ominino, no il primo uomo, che lascia l'Africa nella famosa diciamo eh, paradigma che è chiamato out of Africa 1, cioè fuori dall'Africa per la prima volta, perché poi il 2 c'è anche il 3, insomma, lasciamo perdere, è un'altra cosa. Quindi va fuori dall'Africa e tutti questi punticini con i crani che vedete sono i discendenti di questa prima uscita dall'Africa che si pensa sia venuta intorno a 1.800.000-1.900.000 anni fa e ha dato origine a Homo erectus che tutti conosciamo, si è differenziato tantissimo, è sparso un po' in tutto il mondo e poi ritroviamo anche in Africa perché sembra che nelle fasi seguenti da prima è uscito dall'Africa e poi si ha anche un'espansione geografica inversa, ritorni nell'Africa in periodi più recenti. Comunque sia, si pensava che il motivo della fuoriuscita degli ominini dall'Africa fosse proprio la conformazione fisica dei primi Homo ergaster, ovvero sia con proporzioni corporee adatte a camminare sul terreno, braccia relativamente più corte delle gambe, eh, delle arti inferiori, eh, arti inferiori eh, estremamente adatti a fare la cosiddetta lunga falcata e quindi camminare con basso dispendio di energia sul terreno, grande encefalo, dentatura ridotta perché eh, si concentravano su cibi di tipo animale, alta statura e massa corporea abbastanza importante perché dobbiamo sapere che da Omer Ergastrin in poi la statura degli ominini è simile alla nostra. Il primo Omergaster trovato più completo, è che è il ragazzo del Turkana, forse molti di voi di nome <coughs> l'hanno già sentito nominare, era giovane, era un adolescente, ma si stima che da adulto potesse essere arrivata a più di 1,75 m di altezza e aveva una massa corporea eh, assimilabile a no, più muscolosi, quindi più della nostra. Quindi dall'inizio gli Homo sono alti, abbastanza grandi, cervello più grande, dentatura più piccola e questo avrebbe permesso... L'espansione geografica al di fuori dall'Africa. Per farvi vedere un po' evidenze di questi adattamenti generici che vi ho detto in Homo, vedete: qui sono gli Homo erectus, alcuni degli Homo erectus che si trovano in, Africa, eh, scusatemi, in Asia, hanno tutti un cranio molto grande, di almeno 900 cm3, il volume endocranico, cioè dell'encefalo, quindi e senza nessun tipo di eh, sovrastruttura che indichi forti muscoli masticatori, che è tipica invece degli astrolopitechi. Questo qui sono gli Oma del Bergensi, di cui ha parlato eh, diffusamente eh, la scorsa seminario eh, il dottor Di Vincenzo. Anche loro, vedete come sono più simili a noi a occhio, no? eh, faccia più corta rispetto agli astrolopitechi, cranio molto più grande, volume cefalico qui anche di 1200 cm3. <coughs> E qui ah, manca qualcosa? Niente. Oh, ma come mai mi fa così? Che programma c'è qua? Qui ci deve essere un bel grafichino e invece non c'è. Eh, se mettiamo su... Mi riferisco al alle regie. Se mettiamo sul PDF forse si vede meglio. Perché queste qui, se metto sul PDF Antonella si può fare questo cambio... No, lo posso mettere io. Perché un mucchio di grafici vedo non me li fa e sono... lo posso mettere? Eh, oddio, ce l'ho lì. Perché se no ci sono tutti i grafici che non, che non vanno. bello della diretta di che la pagina che io sono ignorato dov'è visto 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 vista dopo che è dov'è il Ok, scusate l'interruzione, ecco, vedi, ci sono i grafici. Quindi questo grafico che si vede, l'aumento del volume encefalico eh, negli astrolopitechi, che è molto basso, mentre in omo, che sono da due milioni di anni fa ad ora, l'aumento è molto più marcato, che vuol dire che con l'evoluzione del nostro genere si ha un enorme aumento di encefalo, proprio anche con la pendenza della retta è maggiore, quindi vuol dire che cresce più velocemente, oltre a crescere tanto, cresce più velocemente. Per quanto riguarda la massa e la statura corporea che vi ho detto prima, questo di nuovo è il ragazzo del Turkana, quel Homer Gaster di cui vi ho parlato prima, la uh, statura e la massa corporea, anche questa se vediamo in un grafico, negli Astrolopitechi, che è questa prima parte a sinistra del grafico, gli Astrolopitechi non c'è aumento di massa corporea durante la loro evoluzione. In Homo, appena si evolve Homo habilis, si ha un'impennata di questa retta di regressione che denota un aumento di massa corporea molto importante. Lo stesso per la statura. Negli astrolopitechi non si ha per niente aumento di statura durante la loro evoluzione, nel genere Homo si ha aumento della statura. E lo stesso eh, ci sono, eh, diciamo, evidenze, che vediamo qua, della differenza di adattamento all'ambiente arboricolo. Sulla sinistra vediamo uno scimpanzé e in rosso la lunghezza dell'arto superiore, mentre in blu la lunghezza dell'arto inferiore. La proporzione, la... Frazione di queste due grandezze, chiamato indice intermembrale, e ci dà un'informazione sull'adattamento all'arrampicamento sugli alberi. Più questo indice intermembrale è alto, sopra 100, vuol dire che l'animale è adattato ad arrampicarsi sugli alberi. Vedete che nello scimpanzé siamo sopra 100, infatti è arboricolo. Negli astrolopitechi siamo a 88, quindi non è arboricolo come uno scimpanzé, ma comunque vuol dire che l'arto superiore è l'88% della lunghezza dell'arto inferiore. Mentre nell'uomo moderno è il 70%. Quindi noi abbiamo un arto superiore che è il 70% della lunghezza dell'arto inferiore. Da Homer Gaster in poi, l'indice intermembrale è come il nostro. Quindi erano adattati a camminare sul terreno e non arrampicarsi sugli alberi. Quindi, e da qui parte la stranezza, fino alla scoperta del primo ominino di cui parlerò oggi, perché non parlo solo di Omonaledi, ma delle stranezze che ci sono nella parte finale dell'evoluzione di, di Homo, questi erano i quattro punti fissi su cui noi, antropologi, facevamo affidamento riguardo al genere Homo. Il genere Homo ha un grande volume endocranico. Dal, a parte Homo habilis, che là è un po' piccoletto, però da Homo Gaster in poi siamo sempre su per 700-800, fino ad arrivare a noi che siamo su 1.400 in media. La dentatura si riduce costantemente, per, come vi ho detto, il motivo di eh, eh, sfruttamenti in un diverso tipo di alimentazione più proteica e strumenti più eh, efficaci nel processare il cibo, quindi minore eh, affidamento alle capacità meccaniche della masticazione. Statura e massa corporea che aumentano sempre di più, dai primi Homo fino ad arrivare, diciamo, ora noi ci in Homo sapiens è diminuita rispetto ai nostri antenati i primi Homo sapiens, però dall'inizio dell'evoluzione di Homo fino alle, ai primi Homo sapiens c'è un costante aumento della, stature della massa corporea e l'indice intermembrale, la proporzione tra arto superiore e arto inferiore, da con homo quindi con il primo Homo, diciamo con proporzioni simili alle nostre, rimane costantemente simile alla nostra, indicazione di abbandono degli alberi, quindi locomozione bipede sul terreno permanente. Questo era quello che noi fino al 2003 pensavamo fosse come è andata l'evoluzione del genere Homo. Purtroppo, no, purtroppo, meno male, nel 2003, che poi una cosa bella della paleoantropologia è che più fossili si scoprono, meno se ne sa, e questo è bellissimo perché comunque dà modo ai giovani di dire, cioè non, sono, non, non si sa tutto, anzi, più, più fossili si scoprono, più c'è da inventare modi di collegarli a quello che già si conosce dall'evoluzione umana, quindi... Ci sarà sempre lavoro anche per i per giovani che eh, si vogliono cimentare nello studio dell'evoluzione umana. Allora, qui siamo nel sud-est asiatico, nelle Filippine, penso, si chiamano Filippine, no? dove c'è Sumatra, Giava, nel Borneo, eh, insomma, siamo, no, chi che? Indonesia, infatti, volevo dire Indonesia. Io. Chi è che ha detto Filippine? Allora, scusatemi, la mia ignoranza geografica, storica, c'è cioè di tutto, io so solo l'antropologia, abbiate pazienza. Eh, comunque, siamo in Indonesia comunque nel sud-est asiatico, quello ero, ero estremamente preciso in quello, nel sud-est asiatico, in Indonesia, abbiamo eh, questa linea, diciamo, teorica, immagin non immaginaria, c'è, no, immaginaria, definita da Wallace, eh, al, a, est di, a ovest di cui si ha eh, fauna tipicamente asiatica, mentre a ovest ho detto, mentre a est si ha fauna tipicamente oceanica, quindi marsupiali e cose del genere. Il motivo è che anche durante i periodi di massima glaciazione, quindi abbassamento dei livelli del mare, che sono evidenziati da questa parte gialla, che è la parte che durante i periodi di massima glaciazione veniva esposta, quindi qui c'era terra, si poteva camminare da un'isola all'altra, anche nei periodi di massima glaciazione qui il mare è così profondo che non è mai stato possibile camminare da... Ovest a est della linea di Wallace. Quindi è un divisorio delle faune asiatiche, tipiche asiatiche, da quelle oceaniche. Allora, dovete sapere che eh, questa isoletta qua, Flores, nel 2003, su questa isola di Flores, è stato trovato un, una grotta eh, che si chiama Liang Bua, e in questa grotta, è una grotta gigantesca, è una camera grande come questa stanza. Sono stati trovati eh, prima un fossile di un, uno scheletro praticamente completo, almeno per noi parantropologi è completo, quando lo vedrete direte: Ma che completo! però mo, con molte ossa. Eh, e poi in seguito molte altre, in tutto sono più di 10 individui, anche se magari alcuni individui sono rappresentati solo da due denti, altri da un piccolo osso, comunque sono più individui. E quello che è interessante è che queste ossa denotano. Eh, caratteristiche diverse da Homo erectus e Homo sapiens che abitavano in quei luoghi, diciamo, che, so, che gli unici Homo che hanno abitato in quei luoghi eh, durante l'evoluzione umana e con eh, stranezze che li fanno sembrare molto più primitivi. Questo scheletro, questo fossile eh, è stato chiamato Homo floresiensis, questa è la grotta che vi dicevo, vedete quanto è grande, qui sono i vari saggi, saggi insomma scavi che sono stati fatti, e questo è lo scheletro di LB1, insomma questo veramente è abbastanza completo, gli manca tutto il torace, ma insomma è abbastanza completo, e questo scheletrino fin dall'inizio ha creato una serie di sconvolgimenti incredibili eh, nella comunità paleantropologica. Perché? Perché... Allora, prima di tutto, guardate qui questa linea rossa di fianco, statura 1,6 m è uguale a Usi, la più piccola degli Astropitechi, che è la più piccola di, quelli, di tutti quelli trovati Gli Astropitechi agli Usi, che è intorno a un metro e poco più, mentre gli Homo sono sempre alti eh, e slanciati. Poi il cranio, questo fossile ha una capacità cranica di 420-430 cm3. Preciso a una stropite questa farenze, di nuovo Lucy. Nonostante ciò, la morfologia del cranio è tipica di Homo, quindi non ha sovrastrutture eh, ossee, non ha creste, ha una dentatura piccola, simile a un erectus, neanche tanto. Comunque, tipica di Homo, la faccia è. Eh, non è prognata, quindi è corta, tipica di omo eh, il cranio, che poi la classificazione normalmente si fa soprattutto sui denti e sul cranio. Il postcraniale è più sottoposto alle forze meccaniche dovute al comportamento dell'animale, quindi non si usa per classificare la specie. Quindi basandoci sul cranio, questo è un homo, però con una capacità cranica così piccola, <coughs> diciamo, il più piccolo omo era omo habilis fino a quel tempo e c'è una capacità cranica di 650 cm. Qualche omo ce l'ha anche sotto 600, ma diciamo sotto 550 non erano mai stati trovati. Se poi guardiamo il post craniale, la cosa stranissima è che l'indice intermembrale, quindi la proporzione tra arti superiori e arti inferiori di Homo floresiensis, è uguale agli astrolopitechi. Ha un indice intermembrale di 0,88. Di, o di 88 se si fa per cento. Comunque l'arto superiore è l'88% della lunghezza dell'arto inferiore, ovvero sia ha evidenze di adattamento all'arrampicamento. Il piede è lunghissimo anche quello, tipico di eh, ominini che si arrampicano eh, sugli alberi. Ha eh, anche un, un bacino con eh, le ali iliache che si protrudono diciamo, più lateralmente, che è tipico degli astrolopitechi anche questo. Quindi ha una serie di caratteristiche dello scheletro post craniale che denotano adattamenti alla vita arboricola. Però questo qui, non ve l'ho ancora detto, è datato intorno a da 60 a 100.000 anni, coevo ai primi Homo sapiens che sono arrivati nel sud-est asiatico e comunque agli Homo erectus che erano là eh, in quel periodo. Quindi. Ha un aspetto primitivissimo, questo qui sembra homo habilis a vederlo in molte, in molte cose. Quello che è interessante è che associato a Homo floresiensis ci sono molti strumenti litici sull'isola di Flores e questi strumenti litici sono tipici dell'oldovaiano, quindi strumenti litici molto primitivi che erano presenti in Africa più di due milioni di anni fa, presenti nel senso eh, associati ai fossili in Africa di, dei primi homo. Prima che eh, risalgono a più di 2 milioni di anni fa. E i resti, ehm, diciamo, litici, sono stati datati in un periodo che va da 190.000 a 50.000 anni fa. Quindi, anche se fossili eh, di Homo floresienza si sono stati trovati in un periodo più ristretto, di sicuro era lì già 190.000 anni fa. Quindi, questo qui è una cosa stranissima. Perché abbiamo visto prima, Homo dovrebbe essere caratterizzato da aumento costante nel volume encefalico aumento della statura, aumento della massa corporea e abbandono della vita arboricola, quindi un indice intermembrale alto. Qui siamo di fronte a un homo, tra l'altro molto recente, coevo agli Homo sapiens, quantomeno in Africa, gli Homo sapiens era già 100.000 anni che c'erano a quel periodo, che quindi ha un cranio piccolo, una capacità, una capacità encefalica assimilabile a un astroliteco e anche un indice intermembrale assimilabile a un astroliteco. E anche una massa corporea, una statura assimilabile a una stropietà che ho oh, i primi Homo. Allora all'inizio, quando fu trovato lo scheletro alle 1 è proprio il primo trovato, all'inizio fu interpretato come un eh, Homo sapiens patologico perché ci sono alcune patologie che portano a cambiamenti. Alcuni, alcune delle caratteristiche che si osservano in questo scheletro sono associate in Homo sapiens a qualche patologia, però, diciamo, dopo studi accurati si è visto che tutto questo insieme di caratteristiche non sono associate a nessuna patologia umana. E non solo, se fosse un individuo patologico, gli altri 10 individui che sono stati trovati, anche se più frammentari. Non dovevano tutti presentare la stessa patologia, no? ora, e poi non sono tutti coevi, c'è cioè qualche decina di migliaia di anni tra un, un resto e l'altro. Quindi che la patologia si manifesti per decine di migliaia di anni in tutti gli individui, a quel punto non diventa patologia, eh, questa è la nostra caratteristica. Quindi diciamo, la spiegazione come homo patologico è stata scartata diciamo, fin dall'inizio, anche se c'è qualche eh, diciamo, nostalgico che ancora eh, la ritiene valida come spiegazione. Il secondo, la seconda spiegazione è che fosse un esempio di nanismo insulare. Effettivamente, proprio sull'isola di Flores ci sono altri mammiferi e rettili che eh, sono forme eh, di nanismo insulare di di, della stessa animale che si trova eh, diciamo, a ovest della linea di Wallace. E quindi sembrava una spiegazione... Eh, diciamo, ragionevole questa cosa del nanismo insulare. Qual è il problema con il nanismo insulare? Ah, un'altra prova, il nanismo insulare eh, sarebbe eh, spi stato spiegato come eh, di una forma di Homo erectus, cioè nanismo di Homo erectus che sarebbe arrivato sull'isola di Flores intorno a 800-900 mila anni fa e questo si desume dal fatto che ci sono eh, resti di eh, industria litica a nord di Flores, non dove è stato trovato Homo floresiensis. Databile su 8 mila anni fa. E quindi l'idea era che Homo erectus ha colonizzato l'isola intorno a quel tempo e poi, dato che sull'isola c'è poco cibo non c'erano predatori, si è avuto il fenomeno del nanismo insulare e siamo arrivati a Homo floresiensis. Il problema con questa spiegazione è soprattutto il fatto che nei casi di nanismo insulare di, degli animali, normalmente eh, l'esemplare, le, 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 diciamo, Finale di questo processo è semplicemente un esemplare più piccolo uh, della de, de forma, diciamo, normale continentale. Mentre Homo floresiensis, rispetto a Homo erectus, ha sviluppato, è, è tornato indietro nell'evoluzione. Cioè, ha sviluppato un indice membrane tipico di ominini più antichi, un cranio tipico di ominini più antichi, una statura tipica di ominini più antichi. Quindi c'è stata una re regressione evolutiva proprio eh, di questa forma rispetto a Homo erectus se fosse una forma di nanismo insulare. Quindi ultimamente negli ultimi anni anche l'idea del nanismo insulare è un po' meno eh, diciamo eh, avvalorata. L'ultima spiegazione che è stata eh, fornita è che eh, Homo floresiensis sia invece il discendente di qualche ominino che è uscito dall'Africa, boh, non si sa quando, però un bel po' di tempo fa, probabilmente prima di un milione e anni fa, quando i primi Homer-Gaster sono usciti e si sono evoluti in Homer-Ectus in tutta l'Asia, perché la similitudine, anche analisi cladistiche fatte su eh, una serie di, di eh, caratteri infiniti, tra denti, cranio, postcraniale craniale e tutto quanto, portano sempre all'associazione eh, di Homo floresiensis con Homo habilis, sempre. Cioè viene sempre associato con Homo habilis. Questo non vuol dire che sia un discendente di Homo habilis, però dal punto di vista morfologico e come grado evolutivo è a quel livello. Quindi potrebbe essere che qualche Homo, che ancora non conosciamo, un grado evolutivo tra Homo habilis e Homo ergaster, sia uscito dall'Africa in un periodo tra un milione e otto e due milioni di anni fa e abbia colonizzato l'Asia. Eh, fino a qualche anno fa questa spiegazione era un po' eh, molto diciamo eh, anche questa poco come posso dire, seguita dalla comunità paroantropologica al di là dei proponitori proponenti però c'è un'altra scoperta eh, avvenuta pubblicata nel 2019 che in qualche maniera avval avvalora, si avvalora no? eh, questa questa ipotesi di un possibile antenato che è uscito dall'Africa prima di Omer e ha colonizzato il sud-est asiatico. Questo signore sarebbe questa nuova specie che è stata eh, nominata nel 2019 Homo Luzonensis. Homo Luzonensis è stato trovato, sempre, vedete, siamo sempre nella stessa zona eh, nel sud-est asiatico, in un'isola, l'isola di Luzon, che si trova a nord di Flores. E che anche questa è a est della linea eh, di Wallace, ma la linea di Wallace eh, ri, eh, diciamo, ridefinita da Axley. Axley eh, cambiò eh, la linea originale di Wallace e disse: no, ma la linea di Wallace eh, non va a est a questo livello, ma invece va a nord tra Luzon e questa qui che è il Borneo, boh, non mi ricordo. Sì. E quindi la linea di Wallace veramente sarebbe questa qua, cioè fino a qui il giallo e da qui in su il rosso. E oggi effettivamente tanti tendono a dare retta a questa definizione. Quindi anche quest'isola sarebbe a ovest di questa ipotetica eh, divisione tra la fauna asiatica, a ovest a est, scusami, che si trova a ovest e la, fa la fauna oceanica che si trova a est. E quindi Luzon è qua. E in questa, qui in una grotta, sono stati trovati dei resti che hanno eh, in qualche maniera molte similitudini con Homo floresiensis. Eh, il fossile, diciamo, la nuova specie è stata descritta nel 2019, ma il primo resto è stato trovato nel 2007, ma non era stata assegnata a nessuna specie perché era strano e c'era solo un metatarsale, quindi un dito, un dito, un osso del metatarso del piede, però nel 2019 sono stati trovati delle falangi, denti, un femore e mettendo tutto insieme è venuto fuori che siamo di fronte a un'altra specie, tra virgolette nana di Homo datata a 67.000 anni, quindi coeva a Homo floresiensis e uno dice "Vabbè, Homo floresiensis". E no. Non è Homo floresiensis perché l'analisi, soprattutto dei denti, come sapete, i denti sono la parte, vi ho detto prima, i denti e il cranio sono le parti che si usano per determinare le relazioni filogenetiche tra specie. I denti non sono assolutamente come i denti di Homo floresiensis, sono diversi. Sono diversi hanno caratteristiche uniche anche loro, con qualche anche similitudine con Homo floresiensis. E quello che è interessante, almeno per me che io studio il postcraniale, quindi i denti <coughs> mi interessa al giusto. Sono importanti, però è molto più bello un metatarsale e un titino del piede e della mano. Allora, questo qui è il metatarsale, questo qui centrale, mentre sulla destra e sulla sinistra ci sono delle falangi del, della mano e del piede. Allora, queste falangi, per esempio, vedete come sono curve? Questa curvatura delle falangi è tipica delle scimmie che si arrampicano e è uguale a quella degli astrolopitechi, sia nelle mani che nei piedi. Le dimensioni e la forma in generale di queste falangi è uguale a quella della Stolopitecus afarensis, che era arboricolo e molto più antico di questi signori. Lo stesso il, eh, il metatarsale è uguale a un metatarsale della Stolopitecus afarensis. E anche le dimensioni sono proprio piccole, dimensioni che non hanno fatto una stima della statura che, okay, ma insomma si va che lì sul metro e poco più, così a span, in maniera a, a spanne, anche eh, sul femore non ci sono studi perché anche un femore subadulto quindi è più difficile studiarlo, ma se venisse studiato mi aspetto qualcosa di simile. Comunque dai denti e dalle ossa delle mani e dei piedi viene fuori che anche questo è una specie simile a Homo floresiensis ma diversa e con adattamenti alla vita arboricola e estremamente simile agli astrolopitechi. Va bene? Quindi era strano omoforesienze, si dire sì ma questo sarà derivato da qualche homo antichissimo che è venuto via dall'Africa intorno a due milioni di anni fa, boh è strano, eh, ma qui ne troviamo un altro con le stesse caratteristiche e che è diverso, cioè non è un altro, non è, è un'altra specie coeva su un'altra isola che se la spiegazione era quella di discendenza da qualche cosa simile a Homo habilis in Africa due milioni di anni fa, anche per questa può essere la stessa cosa. Quindi, queste due scoperte insieme ci dicono che nel sud-est asiatico si ha una complessità incredibile eh, verso la fase finale dell'evoluzione di Homo, prima che arrivi Homo sapiens e eh, spazza tutto via. Si ha una... Eh, che ore sono? Che, se no, vado troppo avanti. Ui, ferma. Sì. Eh, si ha un, una situazione estremamente complessa nuova e interessante che ci dice che effettivamente nelle fasi finali dell'evoluzione di Homo non è che si, si ha eh, Homo sapiens come l'unica diciamo eh, strada seguita dal nostro genere sembra che parallelamente sia successo qualcos'altro e probabilmente proprio sono due linee parallele di Homo che si sono evoluti, Uno in una nella direzione di aumentare la massa corporea eh, l'encefalo, abbandonare gli alberi un'altra invece ha mantenuto queste caratteristiche primitive. E quindi, diciamo, eh, l'idea è anche quella: diciamo, andiamo, continuiamo a studiare nel sud est asiatico e vediamo un po' se si trova qualche cosa, ancora qualche altro resto fossile che eh, ci eh, dia ulteriori informazioni sulle fasi finali di evoluzione del genere Homo che non sembra essere quella che abbiamo ipotizzato all'inizio. Se non che invece in Sudafrica, nel 2014, si trova un'altra anomalia che è quella di Homo Naledi. Questo eh, ritrovamento è stato effettuato eh, a nord-ovest di Johannesburg, siamo a una cinquantina di chilometri, in un sistema di grotte che si chiama Rising Star, eh, un sistema di grotte che è conosciuto eh, da 50 anni, ampiamente esplorato dagli speleologi. E però eh, continuamente questi a andar, continuavano a andarci per le loro diciamo, scampagnate sotterranee. Eh, se non che nel 2013, eh, a settembre. Che io prima mi ero sbagliato, te, mi dimentico anche. Le... A settembre, eh, due speleologi, eh, per sempre diciamo, un venerdì mattina, si alzano, andiamo a vedere un po', a riguardare Rising Star, facciamo una, una passeggiata, così. Insomma, per caso trovano un cunicolo nuovo, si infilano dentro e alla fine di questo cunicolo scoprono una camera, come quella che vedrete, abbiamo ricostruito, nella nuova sala dell'Evoluzione l'uomo in scala 1 a 1, eh. Quindi questa camera che si chiama camera di Dinaledi, l'hanno ricostru ricostruita il eh, personale del museo, che sono artisti, in scala 1 a 1, eh, la vedrete quando inauguriamo la sala dell'evoluzione dell'uomo, questa camera che è lunga 9 metri e larga 1 un metro, un metro e mezzo e alta mh, variabile, era ricoperta di ossa. Quindi quando arrivano giù questi due speleologi vedono questa cosa, insomma, chiamano eh, il paleantropologo del riferimento giù in Sudafrica e gliela presentano. Lui si accorge che siamo di fronte a un, un sito molto importante con reperti di una nuova specie ominina. Allora, la, 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 la camera di Dunaledi è questa qua giù, che vediamo in basso alla fine di questa sezione. Eh, L'ingresso è qua, insomma, eh, questi signori si sono eh, diciamo, prodigati in un percorso di circa qualche centinaio di metri, insomma, ci vuole una mezz'oretta per arrivare dall'ingresso fino a qua. Questo è il cunicolo che vi ho detto, che, nuovo che hanno trovato e alla fine ci hanno trovato la camera di Dina Ledi dove tutti questi fossili sono stati trovati. E questo era il 2013. Subito dopo, in alto qua, vedete... Sempre nella stessa, uh, l'ingresso è lo stesso, però invece che andare a, da una parte girano dall'altra. Hanno trovato uh, altri due, eh, diciamo, anfratti, sempre nel sistema di grotte Rising Star, in un'altra camera che hanno nominato camera di Lesedi, con altri fossili che sono anche questi assimilabili alla stessa specie, che è stata nominata Omona Ledi. Sono resti ossei estremamente, anche questi, eh, enigmatici da un punto di vista paleoantropologico. Perché? Ah, questo è l'anfratto che vi ho detto che hanno trovato questi due signori. Giusto per farvi vedere, questo qui è un piede, in basso a destra, vedete un piede, quindi la larghezza di un piede è 10 cm, e questa è l'apertura, che è lunga 12 metri, eh? cioè non è che devono fare 12 metri in una fessura larga 25 cm che gli speleologi sono notoriamente gente sana di mente, <ride> perché io non ci andrei neanche sotto uh, minaccia con un fucile, però meno male che ci sono loro e ci trovano tutte queste belle cose. Insomma, giusto questo qui è un, una cosa folkloristica che vi volevo mostrare. Allora, Omona Ledi, la ricostruzione dello scherzo è questo qua. Allora, nella camera di Lina Ledi, la prima che è stata scoperta, sono state trovate 1550 fossili, nella seconda, la camera di Lesedi, Circa 200, 200, 250. Quindi siamo a più di 2000 fossili e, eh, che, ci danno, che sono minimo 18 individui tra tutto. Quindi è una scoperta, scoperta estremamente importante perché è difficilissimo trovare più di qualche frammento. Avete visto prima eh, in, sia per Homo Floresiensis che Homo Luzonensis. Di solito i, son, eh, i ritrovamenti sono abbastanza frammentari. Qui abbiamo due, più di 2.000 fossili. Questa è una, una chimera, eh? non è, non abbiamo, abbiamo trovato anche un fossile parzialmente ehm, articolato, lo vediamo dopo, ma in generale questa è una chimera fatta dalle diverse parti ossee che abbiamo. Questo fossile, questa specie, anche questa è stranissima, perché è bassa di statura, però non un metro, eh? qui siamo su un metro e 45, comunque per un uomo, ha ah, datazione intorno a 300.000 anni fa, quindi parte finale dell'evoluzione umana, contemporanea a Homo ed quindi uomo, che sono già 1,70 m di altezza, eh, cervello di 1.200 cm3, qui siamo 1,45 m, hanno un, un encefalo di 550-600 cm3, quindi come Homo habilis essenzialmente, come un, anche come un astrolopiteco robusto che più o meno siamo su 5,50, un parantropo robusto. Eh, poi hanno eh, altre caratteristiche, quindi al di là delle dimensioni corporee e delle dimensioni encefaliche che sono... Primitive per un uomo hanno anche caratteristiche nello scheletro opposto craniale abbastanza primitive. Hanno dita delle mani curve che sono, denotano adattamento all'arrampicamento. Hanno un torace con una forma eh, a imbuto che anche questo invece che a barile come l'abbiamo noi che denotano adattamento all'arrampicamento. Hanno anche un bacino. Simile agli astropitechi, la parte prossimale del femore, simile agli astropitechi, quindi hanno una serie di caratteristiche che denotano primitività. Però, quando andiamo giù nelle, nella, nella gamba, nella parte distale, sono molto moderni, quindi non solo sono strani e primitivi, ma sono anche, come si può dire, un mosaico, perché hanno caratteri molto primitivi associati a caratteri molto evoluti. Il cranio assomiglia in qualche maniera a Homo Erectus, è un homo di sicuro, ma ha delle particolarità, soprattutto a livello di dentatura. Che lo rendono anche questo unico, e quindi è per quello che una nuova specie è stata creata. Quindi siamo di fronte a un ominino recente con caratteristiche morfologiche estremamente primitive. Se torniamo al grafico di prima, in cui c'è l'evoluzione della massa corporea, vedete: Omonaledi si trova qua nella parte ellittica qua eh, eh, evidenziata, rispetto agli ominini che si trovano coevi, ha una massa corporea estremamente più bassa. Questo qua sulla destra è Homo floresiense, si vede anche lui molto più piccolo rispetto a tutti gli altri ominini coevi che si trovano, diciamo, sulla Terra nello stesso periodo. Lo stesso, la statura, Homo floresiensis, questo qua giù in basso, era estremamente basso, ma Homo naledi ha una statura più bassa rispetto agli ominini coevi, assimilabile a un pigmeo attuale, come dimensioni corporee. Questo un po' è il cranio, eh, di un, un, un esempio di, di cranio trovato nella camera di, di Naledi. Il cranio è tipico da omo, ha delle caratteristiche particolari, comunque ha un volume endocranico estremamente piccolo per essere un uomo, intorno a 550-600 cm3. La dentatura, anche quella, è eh, da omo, ma diversa da tutti gli omo che conosciamo, con qualche caratteristica simile a un erectus, ma diversa da tutti gli omo che conosciamo. Questo è un altro cranio trovato sempre nella camera di Dina questa probabilmente è una femmina. Nella camera di Dina abbiamo trovato maschi, femmine, individui adulti, infantili, c'è un neonato. C'è un neonato o nella fase finale della gestazione. Ci sono tutte eh, le fasce di età, quindi abbiamo uno spaccato della popolazione che a livello paleontropologico è più unico che raro, quindi sappiamo molte cose della specie. E questo, vi diceva, lo scheletro trovato eh, parzialmente articolato in associazione non articolato eh, nella camera di lesiedi quindi il cranio è veramente il cranio dell'individuo non una chimera come quello che era stato costruito prima e abbiamo una parte di femore una ulna molte vertebre eh, associate a quel cranio quindi ci danno anche un'idea delle proporzioni allora questo eh, omonaledi pur avendo adattamenti all'arrampicamento nelle mani Nell super, nel, nella gabbia toracica e così via ha un indice intermembrale quindi proporzione tra l'alto superiore e inferiore come noi quindi non è come omoluzonensis o omofloresiensis che hanno braccia più lunghe no, loro le braccia le hanno come noi però hanno falangi curve e caratteristiche nel torace che dicono che si, che si arrampicavano quindi si arrampicavano in una maniera diversa e con probabilmente capacità diverse rispetto a omoluzonensis e omofloresiensis che erano molto più adattati all'arrampicamento Qui, insomma, per farvi vedere il cranio di Homo naledi a confronto con Australopithecus, Homo habilis e Homo erectus, il più simile è Homo erectus, però le dimensioni invece sono molto simili a quelle di Homo habilis. Poi non mi addentro nelle caratteristiche, perché insomma non, è, non mi sembra il caso di andare troppo nella morfologia, eh, però è abbastanza evidente che è diverso da un Australopithecus, eh, sia come dimensione della mandibola, come dimensione della faccia e così via. Qui il volume endocranico di Omonaledi messo a confronto con gli ominini coevi, che sono qui, no? Questa è la scala del volume endocranico e qui è la scala del tempo. I coevi sono, vedete, tutti con volume endocranico molto maggiore. Ledi, di nuovo è il tipo strano con un cervellino piccolo. E in generale qui, ora, mh, non so se... Sì, no, no, queste si possono sorvolare ve l'ho già anticipate un po' tutte le caratteristiche, una per una, che vi ho detto sul eh, il torace, il cranio, gli arti e così via, insomma, se avessimo tempo ve ne parlerei, ma eh, diciamo, qui è... Eh, questa è bella, sì, vabbè, sono io, eh, l'essere umano moderno, a confronto con lo chimpanzè, la differenza con formazione del torace, A imbuto, come ce l'ha Omonaledi, vuol dire adattamento alla vita arboricola, eh, all'arrampicamento, poi arboricola o meno, non si sa. E omonaledi sembra che sia più così che così come in noi. L'arto superiore è interessante, però lo saltiamo, eh, però nel senso mh, è interessante perché, prima di tutto, vedete, abbiamo diversi omeri. L'arto superiore, l'omero è questo osso qua, no? L'osso prossimale dell'arto superiore. Eh, ne abbiamo quattro uno addirittura completo, e per, una, per un ritrovamento paleoantropologico, questa qui è, un, è Pasqua, come tra poco sarà, perché non si trovano mai diverse rappresentazioni dello stesso osso per la stessa specie. Per Omona Lady, non ve detto per tutte le ossa abbiamo almeno 3-4 diverse rappresentazioni, quindi noi abbiamo una variabilità della specie, e tra l'altro è molto poco variabile, quindi era una popolazione, neanche una specie. Quindi l'arto superiore è moderno, però con caratteristiche simili a Homo Erectus, diciamo, Homer Gaster. La mano è interessantissima, perché vi ho detto che ha le falangi curve, però ha un pollice molto lungo e ossa del polso che denotano capacità di costruire strumenti litici. Però strumenti litici non sono stati trovati in associazione ai fossili. Solo fossili sono presenti nella camera di Dina Ledi. Però questa mano ci dice che erano in grado di farli. Quindi cervello piccolo, ma capacità di costruire strumenti litici. Vedi qui le falangi curve che denotano capacità di arrampicarsi sugli alberi. Il femore, ne abbiamo 8, 2, 4, 6, 7 parti prossimali. Il femore è molto primitivo, sembra un astrolopiteco. Io, quando ho visto i femori la prima volta, ho detto: Ti vuoi un'altra astropiteco, ganzo. Poi dopo vai giù, vai giù, vai giù e trovi un omo. Eh, cioè, quindi partendo dalla parte dal bacino, andando al piede, da un astrolopiteco trovi omo, il che. <ride> confonde, ma era un tipo strano Omonaledi. Eh, ma per dirvi quanto è complessa la fase finale dell'evoluzione di Omo, non è così lineare come pensavamo. Cioè Omonaledi dentro di lui ha una serie di adattamenti estremamente contrastanti e siamo sicuri che è una specie unica, non ci sono più specie nel record dove è stato trovato Omonaledi, siamo sicuri che è una singola specie, però è estremamente strana. Questa è la gamba, questo è il... il la, la tibia, no? l'osso più grande qui della gamba, a confronto con Homo habilis, sulla, quella più piccola, quindi ha una tibia molto moderna e lunga a confronto con Homo habilis, che abbiamo detto, vi ho detto prima, assomiglia a Homo habilis nel cranio, nelle dimensioni encefaliche, però la tibia è estremamente moderna. Io ho fatto delle analisi biomeccaniche tibia e fibula, sembra un corridore, sembra un uomo, un essere umano moderno, corridore, per dire quanto è moderno. E ecco fatto qua. Il piede, anche quello, è modernissimo, è un piede che eh, quando uno lo studia, se non sapesse che siamo di fronte a una specie non umana, potrebbe dire che è un piede di Homo sapiens, un po' col piede piatto, senza l'arco plantare, ma veramente moderno. Quindi, per finire, Homo analedi, eh, che è questo qui il centro, vedete che ha un po' di collegamenti con Lucy, Australopithecus afarensis e Homo sapiens, eh, si vede malissimo su questa proiezione. Comunque, le cose gialle sono i caratteri primitivi, quindi simili a uh, Australopithecus afarensis, le cose verdi sono i caratteri più moderni simili a Homo sapiens, è un mosaico di caratteristiche, è un homo, però è piccolo, cervello piccolo e adattamenti alla vita arboricola. Assimilabile a quello che abbiamo visto di Homo floresiensis e Homo luzonensis e questo però si trova in Africa, invece che nel sud-est asiatico, mentre nel sud-est asiatico siamo su delle isole e comunque sia sulle isole succedono le cose strane. Qui siamo nel continente, siamo al sud, per carità, siamo in Sudafrica, ma non è una zona isolata, neanche da un punto di vista ecologico, cioè non ci sono stranezze di altri animali in Sudafrica. E questa invece è una stranezza. Quindi anche questo ci dice che effettivamente l'evoluzione nella parte finale del nostro genere è molto più complessa di quello che credevamo. Questo qui non ha un cervello grande, non ha alta statura, grande statura, non cammina solo sul terreno, eppure è un uomo di 300.000 anni fa. In questa, eh, di nuovo bruttissimo, qui si vede molto bene però, eh. a casa lo vedono benissimo. Eh, nella parte finale, vedete qui, il verde è Homo naledi e il blu sono Homo floresiensis e Homo luzonensis. Vedete queste due specie si vanno a collocare dove c'è Homo neandertalensis, Homo delbergensis, Homo sapiens, gli ultimi esemplari di Homo erectus. In questa fase finale dell'evoluzione di Homo c'era un'abbondanza di specie sulla Terra incredibile. E quello che però è strano è che alcune sono andate nella direzione di questo aumento delle dimensioni corporee, della massa, corp della statura e delle dimensioni encefaliche e abbandono degli alberi. Altre sono rimaste più primitive. Boh, come mai? Non si sa. Eh, è per quello che dico: questa idea che, che, che siano loro quelli, anche loro, che siano discesi da questi antenati di cui abbiamo parlato prima, eh, Homo habilis, laic, -like, che vivevano. In, Asia, in Africa due milioni di anni fa, sono usciti dall'Africa, sono andati in Asia e alcuni sono andati in Sudafrica e sono pian pianino diventati eh, quello che vediamo qua. C'è un collega, questo vi do una notizia così, eh, un collega che pensa addirittura avere delle similitudini in homo naledi con paranthropus robustus nei denti. Quindi non sarebbe neanche un homo, sarebbe un discendente degli ultimi astrolopitechi. Ora, questa è un'eresia secondo alcuni, però ha tantissime caratteristiche post-cranali da australopiteco. Perché no? Perché no? Comunque, stranezze nella parte finale dell'evoluzione di Homo ce ne sono almeno tre. Speriamo di trovarne altre. Quindi, questi tre fossili, queste tre specie di Homo che si trovano nel Pleistocene, eh, la fine del Pleistocene medio e nel Pleistocene finale, che ci dicono? Ci dicono che quel bello schemino di quattro punti che vi ho detto all'inizio, no? aumento del volume encefalico, aumento della statura, massa corporea, e abbandono degli alberi, lo possiamo cestinare completamente. Cioè, non è vero, semplicemente non è vero. Homo eh, non ha seguito questo, quantomeno non tutti gli Homo hanno seguito questo trend evolutivo. È molto più complessa la cosa, e quantomeno nel sud-est asiatico e nel su in Sudafrica, qualche Homo è rimasto per qualche ragione primitivo. È una cosa che, mi ricordo, c'era una domanda l'altra volta sugli adattamenti, cioè, se questi, questi qui magari sono meno adattati o okay. che se c'è, vuol dire che è adattato perfettamente all'ambiente. Se c'è una specie vivente, o nel record fossile quando la troviamo, vuol dire che ha alle spalle milioni di anni di evoluzione per arrivare a quel punto. Non è che le specie non nascono così come funghi, no? Dopo una pioggia, tac, omonaledi, no. Ci mette milioni di anni per arrivare lì. Quindi ogni specie che troviamo è perfettamente adattata alla nicchia ecologica che occupa. Quindi queste piccole specie di homo che troviamo nelle fasi finali dell'evoluzione umana ci dicono che l'adattamento, eh, il complesso di adattamenti, grande encefalo, grande massa corporea, grande statura e abbandono degli alberi è uno dei possibili trend evolutivi che ha accompagnato l'evoluzione del nostro genere. Ce n'è stato un minimo un altro, che è questo qui, mantenimento di vita arboricola, piccole dimensioni corporee, piccolo encefalo, adattamenti terricoli anche, questi erano bipedi sul terreno, senza problemi. Strategie che hanno premiato tantissimo fino fino a 50.000 anni fa quindi sono stati lì insieme, poi per qualche ragione, che possono essere anche ragioni climatiche, catastrofiche, hanno portato, perché magari erano un po' isolati, hanno portato alla loro estinzione e Homo sapiens si è affermato. Ma non, vorrei che fosse chiaro che non è che se vediamo una specie così e diciamo, poverino, non era poverino, cioè se c'era, era pienamente adattato al suo ambiente con una storia evolutiva di milioni di anni, come tutte le specie che, sono qui, cioè se noi vediamo la formichina, la formichina è adattata quanto noi, bello preciso, perché è lì e quindi, eh. quindi, per finire, eh, questo, diciamo, questa, questo seminario è per mettere un po' il seme del dubbio, del dubbio eh, in chi pensa che l'evoluzione di Homo abbia avuto come unico scopo quello di creare Homo sapiens, no? Mm, noi siamo fortunatamente o sfortunatamente eh, quelli che ce l'hanno fatta, ma è l'evoluzione, come ha detto la scorsa volta Di Vincenzo, ma a me piace anche mm, rincarare la dose, cioè l'evoluzione eh, va avanti per caso, ma nella maniera più assoluta, non c'è nessun tipo di programmazione, va avanti per accidenti, proprio quel che succede, succede perché è successo. Se si torna indietro, di sicuro di quello siamo sicuri, non si arriva allo stesso punto perché le variabili sono talmente tante. Okay? E quindi noi siamo qui per puro caso, come non ci sono dinosauri per puro caso. Poi ci sono gli uccelli che sono dinosauri, che sono qui. Però lasciamo stare. Eh, quindi eh, questo secondo me è importante. Io vorrei che alla fine di questo ciclo di seminari dell'evoluzione umana fosse chiaro che l'evoluzione ha portato all'uomo, ma non ha portato all'uomo perché l'uomo era la fase, il destino, per caso. Siamo qui perché abbiamo avuto più fortuna, ma non perché siamo più belli o più bravi. È stata una felice coincidenza. Per finire, consigli per gli acquisti, eh, come diceva Mike, buongiorno. Ok, ho finito, grazie. C'è qualche domanda da parte del pubblico subito? <ride> credo che abbia alzato la mano prima la signora. Mi si sente? Sì. Allora, io ho un paio di domande in parte correlate. Eh, allora, non abbiamo, credo, nessuna idea, neppure vaga, di quale fosse la densità di individui. Di chi? Di Omonaledio o di... Di Ominini. Nel senso, eh, può darsi che non so, Uomo Naledi sia comunque una, una specie che si è formata come tale, perché pur non, non essendoci dei confini, comunque sia tutto si giocava senza, con i più vicini molto lontani, quindi piccoli gruppi ah, molto ma, distanziati. Sicuramente. Sicuramente, no, di sicuro ci sono, eh, cioè le specie, basta vedere gli animali, hanno diciamo delle distribuzioni, diciamo eh, che dei confini li hanno ovviamente, che non sono confini che ce l'hanno proprio la distribuzione delle specie, però per avere eh, diciamo una specie così eh, diversa no? rispetto a eh, tutte le altre specie di omo, io parlo dell'Africa eh, perché... Nel sud-est asiatico sono isole, quindi okay. nell'isola la, 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 la suddivisione geografica, l'areale di distribuzione della specie è ben definito, no? Si trova solo Homo floresiensis e Homo luzonensis per ora su quelle isole. In Sudafrica eh, a quel periodo c'era di sicuro Homo erectus, per esempio. Eh, ci sono anche dei Homo sapiens arcaici più o meno in quel periodo. Cioè, risulta difficile eh, eh, dare una spiegazione al perché sia anche una specie così diversa, no? No, risulta difficile spiegarla come eh, risultato di qualche tipo di isolamento. Ah. Cioè di sicuro era estremamente adattata all'ambiente in cui viveva e competitiva nei confronti delle altre specie, col cervellone eh, grosso, con la massa corporea grande. Cioè rispetto a Homo sapiens o Homo erectus, che c'era Homo aldebigensis, insomma gli omoni che erano laggiù in quel periodo, era competitiva, magari quando li vedeva scappava sugli alberi. Era questo il suo modo di essere competitivo, no? O andava nelle caverne, si poteva. Però di sicuro non era il, non è il risultato, perché mentre per le, le forme del Sud-est asiatico uno può dare questa spiegazione, che poi sembra non più, non è tanto accettata, di in nanismo insulare dovuto a isolamento, per il Sudafrica questo isolamento non c'è. Quindi come dire, questo secondo me, ehm, pone ancora di più uh, l'accento sul fatto che l'evoluzione del genere uomo non, non ha seguito solo la direzione di grande encefalo, grande massa corporea e abbandono degli alberi, ha, ha seguito anche quest'altra direzione in varie parti del mondo, per qualche ragione erano competitivi anche loro, eh, occupavano nicchie ecologiche completamente diverse, magari esatto, non si incontravano bene. mai, magari proprio non si incontravano mai, cioè, di sicuro tu, non erano notturni, perché uno può dire, non è notturno o diurno, quello non penso. Cioè, però, io l'unica cosa che, che vedo diciamo, è che in qualche maniera eh, dove, doveva esserci un'evoluzione dalle scimmie. Cioè, l'unico devo che, eh, che mi sembra di capire che c'è poi il come eh, noi a posteriori vediamo come è andata. Però mi sembra che gli esperimenti per questo diciamo, passo ulteriore rispetto alle scimmie sono stati talmente tanti. che… È, sì, però è... eh, forse sono un po' pedante, ma noi non deriviamo dalle scimmie, le scimmie ci sono ancora. Sono noi abbiamo un, operati, un antenato in diciamo. comune con le grandi antropomorfe attuali, no? Quindi è diverso perché le antropomorfe attuali non sono quelle che c'erano al periodo dell'antenato comune. Anche loro hanno lo scimpanzé ha 6 milioni, 7 milioni di anni di evoluzione come noi. Chissà com'era l'antenato comune, magari era più simile a noi che a loro. No, non è vero. Quello eh, lo sappiamo. <ride> <ride> Però noi non è che deriviamo dalle scimmie, abbiamo un antenato in comune con le antropomorfe attuali. E noi siamo scimmie, non è che sì, deviamo... Sì, no, no, vabbè, c'è cioè, un, 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 mo, un modo improprio diciamo, sì. per dire che comunque sia questo ramo che ha portato poi a Homo sapiens, che siamo rimasti soli, ma di tentativi erano stati Sì, c'è stato, N. soprattutto all'inizio dell'evoluzione degli ominini, vediamo tantissime specie con tantissime cose diciamo, diverse, all'inizio per esempio del bipedismo all'inizio del genere Homo, ogni volta che si ha una nuova scoperta, tra virgolette, l'evoluzione fa le cosiddette radiazioni evolutive, no? sì, perché c'è una nicchia ecologica nuova e quando c'è una nicchia ecologica nuova si trovano sotto nicchie e si occupano tutte. E chissà quanti ce n'è di, di, di ominini che non abbiamo trovato. E probabilmente la, la varietà di nicchie ecologiche disponibili nello stesso territorio era tale per cui certo. abbiamo questa convivenza di specie diverse che chiaramente vista a posteriori ci pare strana ma insomma, vista un pochino più da lontano... Anzi sì, è... ma basta che uno vada nella foresta attualmente no, e guarda i primati. No? Per esempio ci sono una famiglia di, eh, di, 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 di strepsirine, insomma, e i lorisi di, eh, come le posso dire in maniera... insomma, delle scimmiette piccoline eh, che stanno eh, in Africa e in Asia e eh, praticamente si trovano specie e generi diversi che vivono sugli stessi alberi. E l'unica differenza è il livello dove vivono, cioè l'altezza. Quindi hanno una nicchia ecologica dovuta allo strato nella canopia dell'albero dove vivono. E lì si sono evolute specie e generi diversi. Per dire, eppure uno una, il profano vede e questi stanno tutti insieme, boh, ma non stanno insieme, cioè stanno magari a 5-10 metri di, di differenza. E sono specie e generi diversi. Il, e il quindi punto anche. È che eh, per il mondo in cui viviamo. Eh... La nicchia ecologica, cioè il concetto di variabili nicchie ecologiche si perde, perché Vabbè. è come se l'unica nicchia ecologica fosse la nostra, e tutto il resto. è Noi siamo, diciamo, il, siamo è il virus del mondo. <ride> abbiamo... L'altra cosa è, è diciamo che potrebbe anche essere che eh, certe strade, quella che poi in qualche maniera ha portato a Homo Sapiens, e sia molto dipendente. Dalla natura eh, inquieta e mobile, cioè che in realtà durante le migrazioni, eh, essendo esposti a ambienti molto diversi, cambiamento di dieta, eccetera, questo possa aver fatto forse da acceleratore per poi spingere in un'unica direzione. Vabbè, ah noi siamo gli ultimi quindi, eh, poi dell'immigrazione ne parlerà al prossimo seminario il professor Chelazzi, sì. che è proprio l'argomento è questo, però tra mi, la migrazione è una cosa tipica de, di Homo sapiens recente, perché io com, il termine migrazione durante l'evoluzione sono espansioni geografiche, non è, la migrazione implica un'intenzione di dire mi sposto da qui a qui per qualche motivo, invece le nostri, i nostri antenati, fino a quanto meno Homo sapiens, molto recente, hanno fatto delle cosiddette espansioni geografiche, cioè si muovevano, ma non eh, durante la loro vita passavano da un posto all'altro, cioè da, di generazione in generazione cambiavano l'area di distribuzione per motivi ecologici, per vari altri motivi. Quindi migrazioni vere e proprie, in, proprio nel senso preciso del termine. Si osservano proprio i Homo sapiens e anche recentemente è un, è un risultato della nostra cultura, del fatto che si creano squilibri tra le varie popolazioni. Quindi, popolazioni di un certo tipo vanno a migrare in altre popolazioni per motivi culturali, per motivi economici, per motivi quello che è, che poi ne parlerà eh, Chelazzi che la Lazio. prossima. però nelle fasi diciamo più eh, precedenti dell'evoluzione umana. Era eh, comunque movimenti erano, su, erano su espansioni geografiche, non migrazioni. Aspetti, c'è hanno, hanno, grazie della presentazione. Io ho due curiosità. Da, una è com'è che la linea di Wallace non ha fermato Homo? Ah, non ne ho parlato di quello, <ride> la, e, la, e, la, e, la, e la seconda è. Ci sono anche dei paleontologi sani di mente che vanno dentro nei cunicoli, cioè come, come chi è andato a prendere le ossa di, di, di Naledi, non credo che ci vadano no, dalla no, mano. Ci sono andati, alta ci vuole, ci ci vuole sono andati paleontologi non sani di mente. <ride> <ride> allora, per quanto riguarda la linea di Wallace, quello che mi sono dimenticato di dire è che ovviamente per andare da una parte all'altra eh, l'idea è che ci volesse la barchetta. Però eh, infatti era strano che uno come eh, Homo floresiensis, Homo luzonesi, oh, lo conosciamo bene, ma di Homo floresiensis abbiamo tutto lo scheletro, è molto primitivo, di sicuro non era in grado di costruire imbarcazioni, però ci sono eh, evidenze di colonizzazione da parte di altri eh, animali nello stesso periodo diciamo che hanno subito questo nanismo insulare e quindi l'idea è che durante fasi tipo laggiù i tsunami succedono un giorno sì, quell'altro no, si staccano di solito pezzi di eh, mangrovie così galleggianti come ci vanno gli animali magari ci è arrivato anche l'antenato di Homo eh, floresiensis e Homo luzonensis, l'idea è quella. Invece per i paleontologi che vanno giù, eh, e io quando ero giù ero con Marina Elliott, che lo conosce bene, è una di quelle che andava giù, e una volta si andò in una grotta a Sterkfontein, ma... In, in, per visitare la grotta, così, così, e, e cioè, mi ricordo che vide un anfratto, un buco di questa larghezza, e mi disse: Dio, buono, se c'avevo il caschetto, mi ci buttavo dentro, mi tenevi per le gambe e guardavo che c'è. loro sono così, cioè, loro come vedono un buco ci si buttano, a, a, di testa tra l'altro. Cioè, ma no, ma non, guarda, non è una battuta loro, 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 non è che ci scendono, no, di testa ci vanno. Meno male che ci sono loro. <ride> Io invece, giusto appunto, perché è così complesso andarli a trovare, ma eh, questa piccola comunità di Omonale trovata in un posto così in fondo a un sistema di grotte era perché c'erano altri accessi che ora non ci sono più, sono stati portati lì da acque meteoriche. Come mai si trova in un posto? Se fa rivedere anche la slide, è difficilissimo, cioè che andassero lì a fare una giratina è piuttosto improbabile, quindi o c'è stato qualche movimento per cui prima l'accesso era un altro, più, più agevole, e veniva usato come riparo, non saprei, oppure c'è qualcosa, c'è qualche resto di qualche animale che ce lo possa aver portato, qualche morso? Allora, eh, ci sono fat stati fatti molti studi e è l'unica cosa di Omonaledi che crea, diciamo, eh, dibattito, perché per il resto c'è così tanti scheletri che tutti i risultati che otteniamo dagli scheletri nessuno può di niente perché è lì. Per quanto riguarda il motivo per cui tutti quegli scheletri sono laggiù, allora, eh, non c'è nessun altro animale associato, c'è una civettina, un topino messi sopra, ma molto recenti, pensano che siano arrivati più tardi. Non ci sono segni di cut marks, eh, bite, come si dice, morsi o artigli, non, niente, non ci sono segni di fratture. E segni di fratture sarebbero, per esempio, se ci fossero state i cosiddetti le cosiddette trappole mortali, no? uh, le dead trap, eh, che ci sono in Africa da tutte le parti. Nel senso, queste, eh, queste mh, grotte calcare molte volte hanno un collegamento con la superficie, sono sotterranee. Nella savana c'è l'erba alta e uno cammina tranquillo, tum, ci casca dentro e muore. E molti fossili si trovano, eh, hanno, ci sono evidenze che sono caduti dentro perché hanno fratture e sono uh, in zone dove ci sono queste aperture. Per quanto riguarda la camera di Dina non è stato trovato nessun tipo di evidenza che oggi non ci sono, ma neanche perché si aprono e si chiudono queste cose come geologa, me lo puoi dire meglio di me. Eh, così mi dicono i geologi, io non me ne intendo. Ehm, non c'è evidenza di aperture, eh, per esempio ho un collega che invece dice ci deve essere per forza perché non è possibile che siano lì. E, al momento eh, i geologi che hanno studiato eh, la, la, la grotta palmo a palmo non hanno trovato nessun'altra apertura e quindi eh, per quanto riguarda il trasporto dall'acqua, anche lì non ci sono evidenze, anche perché l'ingresso eh, dovrebbe fare così e, e, non ci, e il, il materiale interna alla grotta, eh, allora non ho detto che le ossa sono eh, contenute all'interno di materiale argilloso, non sono dentro concrezione calcarea dura come in tutto il resto delle grotte in Sudafrica, è l'unica grotta in cui c'è le ossa in materiale argilloso e l'argilla è endogena, ovvero si sì, è dovuta alla corrosione della camera di Dinanedi e eh, hanno visto che insomma la camera lì è rimasta praticamente sigillata prima eh, no prima, poco dopo diciamo che le ossa ci sono arrivate dentro, nel senso non, eh, non ci sono evidenze di roba che è arrivata dopo a livello geologico, ecco diciamo sassi che ci sono, c'è solo quella robina lì eh, che è erosione della grotta. Io riporto quello che mi dicono perché non, non mi fate domande, dice ma non ne so niente e questo è quello che dicono i geologi, quindi l'unica spiegazione, eh, non l'unica spiegazione, sì, l'unica ipotesi non scartata è che in qualche maniera ci siano stati buttati, neanche portati, buttati. Cioè, lasciati in cima a quel sifone, quando, eh, quando lo scheletro si decomponeva giù. Ci sarebbe stato formato un cono di accumulo, e per quello che le ossa sono tutte sparpagliate. Non... Eh, la chiamano eh, non la sepoltura, è una deposizione intenzionale, che è una fase antecedente alla sepoltura. E lo scopo sarebbe quello di togliere, eh, di mettere lontano dai vivi i morti, perché i morti attraggono eh, gli animali che mangiano le iene, eh, gli animali che mangiano le carcasse. Quindi, se lasci i morti vicino a dove vivono i vivi, arrivano le iene, siccome non sono stupide, vedono i vivi a 50 metri: cioè, prima vanno a mangiare i vivi che mi scappano e poi mangio i morti con tranquillità. Forse dopo due o tre volte che è successa una cosa del genere, la Mona Lady ha detto, ma perché non li porto lontani? E la tutti nella grotta. Questa è la spiegazione così, diciamo, fumettistica della cosa, però potrebbe essere, non è una spiegazione, è una working hypothesis. Cioè, L'unica cosa che ancora non può essere provata che non è vero. E tutte le altre ipotesi di come mai sono laggiù tutti quegli scheletri sembra che non siano provate, però ancora non è provato che siano deposti. Grazie. A proposito di ipotesi, anni fa si parlava molto riguardo all'origine di Homo di multiregionalismo. Lei sa naturalmente meglio di me che in Oriente asseriscono che l'uomo è nato in Africa, ma in più punti della Terra. Poi d'improvviso è nato in Africa. E non se ne parla quasi più, di, tranne che in certe zone, di multiregionalismo. Ma mi sembra, sembra che non ci sia alcuna prova che sia nato in Africa. Quindi questa continua affermazione sembra che sia smentibile, completamente smentibile. L'unica evidenza che si può avere dell'origine di una forma è i fossili, no? L'origine di una specie, di un gruppo, quello che sia. I fossili più antichi trovati in Asia sono datati 1.800.000 anni fa, mh, proprio nel, a Giava, qualcosa in Cina che pensano che, mh, datazioni molto dubbie. In Africa ci sono fossili datati 4.400.000 anni fa. Certo, tuttavia <ride> in altre parti del globo ci sono state delle terribili glaciazioni. Dove, dove? Non ho capito. Glaciazioni. No, ma do, non ho capito dove? In altre parti? Del globo. Ah, del globo. sì. Ci sono state le glaciazioni che in alcune parti del globo non ci sono state. E quindi una possibile distruzione di fossili. Comunque sia, quelli che parlano, gli studiosi che parlano in multilinguismo, continuano a parlare e si trovano sempre nuovi eh, reperti. Quindi non sarebbe forse il caso, di allora, rivedere un eh, po' questa, che poi non è una certezza, è solo un'ipotesi. Di magari in più punti è nato oh, Sì, ma... sì, eh, da un punto di vista io, io parlo ancora di fossili poi dopo c'è l'evidenza genetica che invece dice è nato in Africa quello appunto si può dire di no ci sono i geni che ci dicono che sono nati in Africa ma io voglio andare avanti con i fossili perché io di geni non ne capisco niente eh, però dal punto di vista genetico eh, siamo nati l'uomo sapiens si è evoluto in Africa lo vediamo dal punto di vista genetico e quantomeno Homo sapiens è sicuro al 100%. Eh, per le forme diciamo per, il nostro, per gli ominini, eh, per quanto riguarda le glaciazioni, le glaciazioni sono a latitudini in cui gli ominini arcaici non potevano vivere. Noi siamo specie tropicali. Fino all'invenzione dell'abbigliamento, delle, eh, diciamo... Eh, come si chiamano? Le case, insomma, capanne, insomma, mi viene in mente, le abitazioni oh, eh, che si hanno molto tardi nell'evoluzione umana, non è, sarebbe stato possibile andare oltre il Medio Oriente, cioè dove si, trova, eh, il, in, si trovano eh, i nostri antenati, tutti tra i due tropici, diciamo, fino a che non si è evoluto Homo Neanderthalensis era molto evoluto. poi Homo sapiens, che sono potuti, si trovano a latitudini molto alte. Prima no, non era possibile perché noi siamo animali. Come non si trovano scimmie ehm, oltre, diciamo, i tropici, a parte qualche eccezione, anche i nostri antenati, noi non abbiamo neanche il pelo, non, 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 si, non si trovano, no, perché ci sono state le glaciazioni, ma perché di sicuro non c'erano. E se c'erano, se ci si trovano, sono le, le specie recenti che, quindi, per quanto riguarda il multiregionalismo ormai non sono più eh, di interesse. Quindi, secondo me, sia l'evidenza eh, diciamo fossile sia quella per Homo sapiens e genetica non, non c'è dubbio che eh, l'origine della nostra nostro gruppo, la sottotribù degli ominini, sia venuta in Africa e l'origine della specie Homo sapiens sia venuta in Africa. Poi, se, ci so, se, se domani trovano una forma ominina di 3 milioni e mezzo d'anni fa. In Cina, come dicevo prima, no? ogni nuova scoperta si noi si rimescola tutto e nessuno direbbe no, non c'è, se c'è è datata. È tutto... si mette... Però al momento le evidenze eh, sono a, in, proprio in, a favore incredibile di una evoluzione in Africa della però, nostra... Però non c'è certezza. La certezza non, non fa parte della scienza. No, la certezza ce l'hanno chi ha fede. È, è la scienza non ha certezza, la scienza, vero, però, Noi abbiamo sempre il, il dubbio, sono, bisogna avere il dubbio. Sono ipotesi. Sono sempre ipotesi. Sono? Chi? Ah, ipotesi. Ah, è certo, la scienza si si basa il metodo scientifico, no? Si basa su ipotesi da testare. E quando abbiamo vari risultati che ci vanno nella stessa direzione, si formano teorie. E questa è una teoria, quella che dice che Homo si è originato in Africa, Homo sapiens, e che i nostri antenati si sono antenati, originati in Africa. E finché non ci saranno eh, test che nullificano queste ipotesi, noi non possiamo dire altrimenti. È una, proprio il modo di ragionare scientifico. E, quindi al momento è, è questo. Eh, noi accettiamo, ci mancherebbe altro. Ci sono delle domande da casa? Poi arriviamo. Allora. Buonasera, vorrei sapere se è stata trovata qualche correlazione genetica tra questi ritrovamenti in Africa e in Asia. Genetica? Di genetica purtroppo non, non, sono, stati fatti, non sono stati trovati... Eh, hanno provato a fare studi genetici sia su Homo forensiensis, Homo naledi, ma no, non si trova niente. È roba troppo, per qualche ragione, in ah, ah, nonostante siano recenti, Homo e Homo lucenensis, eh, studi genetici non sono stati possibili. E quindi di genetica non si sa niente di questi signori, proprio che io sappia. Eh, di Homo naledi ne sono sicuro, quello lo so, ma anche degli altri non, non è stato fatto niente che io sappia. Pronto? Allora, volevo sapere come mai dall'uomo di Edelberger che faceva quelle amigdale belle, spade, spadrettate... Io, io non lo sento, si può avvicinare, il, non sento, sono mezzo sottoscritto. Allora, eh, Sente? No. Allora, dicevo, come mai secondo lei dall'uomo di Albert Geber eh, che faceva quelle amigdale tutte spadrettate, belle, bellissime, grandi, perfette, si passa all'uomo di Cromagnon che riparte invece da dei ciotoli eh, diciamo bruttamente squarrettati hai capito? Sì ho capito ma io purtroppo non, non ne so niente di, ah, di ho, strumenti di litici no. io se mi chiede no, di fossili no, qualcosa ma io, so, dico, no, non ne so niente era possibile. possibile con la manualità no? Sì sì eh, di sicuro, certo. eh, cioè, venivano costruiti perché hanno le capacità manuali e anche cognitive sì. di poter ma però come Berger mai era prima del cro sì oh. allora c'è una retrogressione di manualità ma, sì, ma sono, non ero neanche a conoscenza onestamente ah, di questa allora io, no, io non ho molta praticità con ah, i resti archeologici no, la, la no maio, pazienza, pazienza allora, prego mi dispiace non posso essere d'aiuto sono c'è buonasera eh, volevo sapere se sono stati fatti degli studi precisi su queste, diciamo, diramazioni e i vari fattori come l'habitat, flora, fauna, temperatura, eccetera. Studi precisi che potessero indicarci questa differenziazione con questi dati, una correlazione. No, non capisco bene, cioè, studi precisi per fare cosa? Per capire questa differenza di queste tre, diciamo, evoluzioni se sono dovute a delle cause ben precise, se sono stati fatti degli studi a proposito diciamo eh, climatiche, esatto. ecologiche... Tutti questi fattori si hanno influenzato ah, no. le gambe più corte, le mani, le, queste cose. Se sono stati fatti degli studi... No, che io sappia, eh, anche perché eh, probabilmente è difficile, per esempio per Omonaledi Ledi, che è quello di cui sono eh, direttamente a conoscenza, per Omonaledi Ledi, eh, per quello che se ne sa, eh, lì era Savana come oggi, non c'era nessun tipo veramente di barriera che potesse spiegare un um, qualche tipo di evoluzione particolare. Quindi è ancora più difficile da capire come mai. L'unica è proprio che per qualche ragione erano competitivi e, e sono andati su una linea parallela rispetto agli altri Homo, Però non, non ci sono studi proprio che cercano di capire che tipo di eh, situazione ecologica... Eh, ambientale, paleoclimatica possa aver portato, al di là eh, per quanto riguarda omoluzionezze e Floresiense, c'è solo il fatto dell'insularismo e la linea di Wallace che separa faune di qua e di là, però al di là di quello non, eh, non ci sono altre che io sappia eh, ipotesi su, per spiegare anche perché bisognerebbe trovare magari sono tutti siti puntiformi, tutti i ritrovamenti puntiformi a dice, abbiamo tantissimi fossili ma sono tutti in quella grotta lì Homo luzonensis sono lì, anche lì sono due grotticelle, ma sono lì. Eh, Homo floresiensis in una grotta. Se si potessero trovare in diverse zone, potremmo avere un'idea più precisa di quali sono i fattori, ma trovando una cosa puntiforme risulta proprio difficile anche fare ipotesi. E quindi uno aspetta di trovare più siti. Grazie. Um. Mi ha affascinato molto dove sono state trovate queste, queste ossa di Uomo no Naledi. No? Ho visto il profilo della grotta, ci sono praticamente un paio di sifoni, sono molto in profondità, quindi è difficile che possa essere stata l'acqua a portarle, a accumularle. E quindi lei diceva probabilmente sono state portate su un'imboccatura e poi probabilmente sono cadute per gravità o qualcosa del genere. Quello che mi domandavo è: siccome è molto lungo il percorso, Uomo Naledi era in grado di. Gestire il fuoco per avere la luce nella grotta per arrivare così in profondità e volevo sapere se è possibile e se ci sono altre specie con diciamo, dimensioni del cervello simile che possano aver gestito il, il fuoco. Era una curiosità. Allora, questa domanda del fuoco tra l'altro è attuale perché un mesetto e mezzo fa proprio lì, Berger, che è il responsabile degli studi da Monaledi. Eh, ha fatto una comuni un comunicato, non so tramite quale mezzo, perché lui usa tutti i mezzi social di cui io sono completamente ignorante, però lo so perché me l'hanno anche detto: eh, ci sono evidenze proprio di c'è cioè, Fuligine nella grotta, nella camera di Nina Ledi. Quindi eh, sembra evidente che usasse il fuoco, il che è abbastanza eh, interessante perché, come diceva lei, dimensioni encefaliche, da un punto di vista temporale, che 300.000 anni fa Homo usasse il fuoco, lo sappiamo, Homer Ectus è stato il primo a usare il fuoco, no? eh, qualche centinaia di migliaia di anni prima e quindi 300.000 anni non è un problema il problema è un, un ominino con questa capacità uh, encefalica e sembra di sì perché ci sono evidenze di fuligine eh, c'è cioè proprio una copertura di fuligine sulla come si dice sul tetto, sul um, soffitto della grotta quindi dove sono stati trovati dicono quindi c'è entrato dentro Sembra, sembra che ci siano entrati dentro, io ho capito così. E, e, però infatti ora starebbero cercando altri ingressi, mi sembra di aver capito che questo qui sarebbe un... Però... E quindi, allora, vado più in profondità, no? Nel caso ci fossero stati portati diventa quasi una, una sepoltura o comunque una situazione parascimilitariale, no? Nel senso, e allora a quel punto la domanda è ci sono altre eh, specie omo... Con dimensioni craniche no. simili, che hanno mai fatto qualcosa del genere? L'unico Homo che regolarmente seppellisce è Homo Sapiens, poi c'è Homo Neanderthalensis, che quando gli viene in mente lo fa, ma non tutti sono d'accordo: però, insomma, Homo Neanderthalensis, magari anche lui, ma in maniera veramente molto sporadica. E quindi, no, stranissimo. Eh, bisogna vedere, eh, però, se era, noi parliamo di Homo Sapiens, Homo Neanderthalensis, cioè questa linea evolutiva, la nostra, no? cioè quella che da Omer Ectus, Omer Gastel ha portato sembra eh, seguendo questo trend di aumento dell'encefalo, eh, aumento di massa corporea, abbandono degli alberi questa qui potrebbe essere una linea parallela anche dal punto di vista proprio cognitivo cioè diversa, perché noi abbiamo sempre questo problema che cerchiamo di interpretare i fossili basandosi su come spiegazione sull'unico esemplare ominino vivente no? non abbiamo proprio, è proprio una nostra mancanza, il nostro handicap, non possiamo immaginare una forma diversa di è fantascienza, no? come fare? Mentre chi studia che so, i coccodrilli ce ne sono 25 tipi diversi no? anche di più, eh, anche le scimmie eh, di ogni genere, famiglia, ce ne sono tanti esemplari diversi, nei fossili la possibilità di vedere variabilità diciamo ah, si sì, corrisponde a questo, questo, questo e questo, per quanto riguarda gli ominini ce n'è uno e quindi adattamenti diversi per portare allo stesso risultato, noi non siamo in grado di... E quindi può darsi che non serva questo cervellone per fare tutte queste cose. Noi pensiamo che serva perché nella nostra linea evolutiva siamo arrivati qua e abbiamo visto che più aumentava l'encefolo, più le capacità cognitive aumentavano e così via. Ma comunque una capacità cranica di 550 cm cubici è il 50% più di uno scimpanzé. E le scimpanzé sono tutto fuorché stupidi. E quindi... Boh, eh, c'è questo problema nell'interpretare i fossili, che noi ci basiamo su noi stessi, ma. Prego. Eh, io mh, volevo un chiarimento sulla. Si sente? Sì. Ah, volevo un chiarimento sulla questione del, soprattutto delle due specie asiatiche, mm. cioè. Um, il fatto che abbiano questa sorta di miscuglio, diciamo un mosaico di caratteri primitivi eh, derivati, non so come dire. insomma, sì. uh, è, è, Quindi io ho, ho capito è in, che è imputabile più al fatto che loro derivino da una linea più antica, per cui la parte dei caratteri primitivi è legata semplicemente che li hanno mantenuti e poi quegli altri sono frutto di una sorta di convergenza, quelli che li avvicinano. Al, a, diciamo carattere Homo, più tipicamente del genere Homo, o non è così perché ehm, o come la stessa questione che mi sembra nell'uomo, nel, ora non so, uno di queste due specie, avesse dei creasse degli utensili però primitivi a livello di, insomma, molto più antichi ecco, nel genere questo è un, come dire, qualcosa che c'era prima e quindi a cui si sono per caso aggiunte delle indipendentemente dall'evoluzione poi della nostra linea, diciamo, della linea più classica del genere homo, diciamo, oppure no. Ma indubbiamente eh, ci sono dei plesiomorfi, cioè ci sono dei mantenimenti di caratteri primitivi sia a livello morfologico che a livello comportamentale. È per quello che poi lo ricolleghiamo a homo habilis o qualcosa di simile in Africa, cioè sicuramente il fatto che avessero eh, capacità di arrampicarsi sugli alberi che facessero strumenti olduvaiani, sono eh, caratteristiche primitive mantenute, però funzionali, cioè non che sono eh, caratteristiche diciamo vestigiali che rimangono e non danno fastidio. Se ce l'hanno vuol dire che loro erano veramente in grado di arrampicarsi e che quel modo di, eh, come posso dire, di vivere era vantaggioso e estremamente eh, adatto all'ambiente dove vivevano. Ora poi di preciso non si sa, però la spiegazione se questi derivano da Homo habilis è, è implicito che siano caratteri primitivi mantenuti nelle forme. Quindi è più probabile questo che il contrario, che fosse un uomo più moderno che in qualche regredire, modo Regredire regredito neanche voluto in, in modo da convergere sì, con dei però, caratteri cioè, che comunque sia sarebbe un ritorno sì, al eh, passato, no? Eh. E non è stato mai osservato, osservato. Eh, in forme insulari di altri animali che okay. l'insularismo e il nanismo porti a tra virgolette regressione alla condizione primitiva di quel gruppo non è stato mai osservato quindi sarebbe un unicum eh, quindi uno si basa su quello che ha a disposizione. No? Poi un'ultima piccolissima cosa però di carattere che poi tecnico se eh, l'ipotesi un po' estrema che il, che, ci, fu, che fosse una, ci fosse una discendenza dal parantropus no? se non sbaglio sì, c'era chi lo diceva di Homo naledi. Di naledi in questo caso quindi Homo naledi non sarebbe più un uomo, perché no. se deriva eh, sarebbe un parantropus o qualcos'altro o lo possiamo chiamare anche comunque sì, Homo eh, no perché Beh. gli Homo eh, hanno una, un antenato comune quindi sì sarebbe un parantropus naledi e lì berghi si alzano tutti i capelli della testa perché Qualche altra domanda? No? Ok, se non ci sono altre domande, ringraziamo nuovamente Damiano Marchi per questa interessante conferenza. E vi invito il 19, mercoledì 19 eh, aprile, sempre alle 16.30, sia qui che dal remoto. Per la, il seminario di Guido Chelazzi, professore emerito, docente di ecologia umana all'Università di Firenze, che ci parlerà di antichi sentieri, la mobilità umana, dalle origini alla rivoluzione agricola. Grazie ancora e grazie a Daniele. Grazie.